Buongiorno! Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale! E come sempre sono circondato da mostri cattivi che mi vogliono uccidere. Ma soprattutto è questo, è quello che è più assassino di tutti, guardatelo. Piccolo, infido, terrificante. È una paura matta di affrontarlo. E devo dire che ho fatto un piccoli lavoretti, piccoli cambiamenti. Lì non mi ricordo perché fa così. Perché... Ah, ok, sì, questo qua è di troppo. Ecco perché. Perfetto, anche questo, ok. La nostra bellissima torre ce l'abbiamo. Andiamo su e vediamo un attimo cosa sta succedendo. Ok, siamo nella nostra bellissima torre e questa è una bellissima giornata. Oh, dunque. Bene, perfetto. Vorrei... Sembrava un creeper. Vorrei prolungare il giorno e la notte, ma non so assolutamente come si fa, quindi se magari lo sapete, fatemi sapere. Dunque, io so che qua sotto c'è... Tutte e due qui sono. Ah, bravi. L'unico modo per... non farci far male... Ma c'è il sole, perché non muoiono? Non capisco. Dovrebbero morire, tra l'altro io non ho assolutamente cibo. Sono tutti intorno, oddio, sono circondato, signori. Sono circondato. Non posso fare niente, l'unico modo per uccidere quello lì è utilizzare questa, che abbiamo appena preso, e fare una cosa del genere, molto veloce. Esatto, così. È l'unico modo per riparare... Eh? È caduto qua. Ora, dovrebbe esserci anche il piccoletto, che però non so dove sia. Eccolo qua. Sì. Ho un po' di paura. Dov'è finito? Oltretutto perché sto anche morendo di fame. Dove sei? Ecco, dove... No, ah sì, perché lui... Aspetta. Perché forse... Questa qui dobbiamo metterla qua. Esatto, così lo becchiamo. Però... Non so assolutamente dove sia. Ah, eccolo qua. Ma è come se... Ho aperto la porta, che spavento. Vieni. Dove sei? Dobbiamo affrontare il nostro nemico. Però sono senza cibo. Noi se abbiamo qualche un po' di cibo qua. Ah, ci abbiamo questi, blueberry. Ce l'abbiamo, ok. Affrontiamo i nostri nemici. Affrontiamo la paura. Divoriamo questo. Perfetto. E andiamo a morire. Fulliamoci. Ma ah, possiamo fare anche uno scudo, se non sbaglio, no? Allora, lo scudo lo facciamo con lingotto di ferro, che dovremmo avere. Uno. E quindi... Con lingotto di ferro e... Questo. E si fa così. Track. No. Ok, non mi ricordo più niente. Shield con la I... H. Ah, ok, era sopra. Ok, ci facciamo lo scudo. Perfetto. Che ci serve? Sì, ci limita un po', lo so, i movimenti e tutte quelle storie lì, però... In questo momento abbiamo bisogno di uno scudo. Esatto. Iniziamo. Dove sei? Esatto, perché questo ci fa malissimo. Oh, not today, thank you. Ah, abbiamo sbloccato anche un achievement. Allora, dove sei? Dovrebbe esserci... Eccoti qua. Ciao. Spara. Lo so, ti vuoi riparare? Eh? Cosa? Ma che ci fa questa cosa qua? Ok. Ci siamo liberati dei... di quelle cose fastidiosissime. Dunque, noi sappiamo che... di lì...
lì c'è la nostra caverna che vogliamo esplorare. Soprattutto c'è anche un bel dungeon. Dobbiamo procurarci del ferro per incominciare a fare dei secchi, perché abbiamo bisogno di secchi dell'acqua per coltivarci qualcosa. E in questo momento non abbiamo niente. Abbiamo preparato un po' di copper, ma come vedete non abbiamo quello che ci serve. Quindi inizieremo a raccogliere un bel po' di materiale, soprattutto il ferro. Abbiamo bisogno di tanto ferro. Tanto, tanto ferro. Mi sa che ho sbagliato perché sono venuto qua nella caverna senza portarmi del cibo. Questo è ferro? Sì, ok, iniziamo col ferro. Mi sono dimenticato completamente del cibo. Sì, è un po'. Dopo un po' noioso lo scudo. Però abbiamo il ferro. E il ferro ci salva la vita. Cosa sono questi rumori? Perché questi rumori randomici? All'inizio, quando giocai Minecraft, all'inizio, proprio i primi tempi, premetto che Minecraft non mi piaceva tanto, visto la grafica e tante cose. Poi ci giocai, lo provai e me ne sono innamorato. Sì, è vero, lo devo ammettere. Minecraft è un gioco che adori fin dal primo momento. E attenzione, qua non ci siamo mai stati. Qua mettiamoci un po' di luce, va? Ah, c'è qualcosa. Questo è un mob spawner a tutti gli effetti. Da dove uscivano i creeper? Ok. Alluminio. Alluminio. Potremmo mettere una mod che si chiama Ore Excavation, se non mi ricordo male, che ti permette di raccogliere il materiale che stai picconando, tutto il suo cluster, in un'unica volta. Non lo so, la trovo un po' una cheat mod. Sì, è veloce, è carina, è bella, ti toglie la durabilità, naturalmente ti toglie la durabilità dell'oggetto, del piccone, come se stessi picconando singolarmente, però onestamente non mi piace tanto perché adoro raccogliere il materiale così. Lo trovo veramente molto, 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 molto carina come cosa. Il fatto di raccogliere il materiale mi, diciamo così, mi rilassa. Questo è la Tin Ore, ok? Quello lì di fronte cos'è? Perché mi faccio male appena cado anche da. Da un centimetro? Lì sotto c'era quella cosa rosa che non mi ricordo cos'era. Ah, alluminio. Ah, in caverna si vedeva male allora. Quindi è alluminio, è rosa praticamente. In caverna si vedeva di un altro colore. Esatto. Maledetto creeper. Ma perché? Maledetto, maledetto creeper. Bah! Va bene, recuperiamo di nuovo tutta la nostra roba perché il creeper ci ha fatto saltare in aria in una maniera veramente subdola. Dunque, vediamo un po'. La spada ce l'abbiamo. Questo ce l'abbiamo. Possiamo continuare. Ah, ci manca la porta. Vabbè, la porta la possiamo buttare, non ci serve più. Oh, l'iron. Raccogliamo questo materiale, si sta facendo buio, adesso raccogliamo tutto e poi andiamo a casa a smeltare questo qua. Prendiamo anche questo osmiumore. E l'osmiumore. Torniamo a casa e mettiamo a smeltare un po' di roba. Intanto ci raccogliamo anche due pietre che ci fanno sempre comodo. E sento anche i rumori. Perfetto, di nuovo una bellissima giornata qui su Minecraft. Come al solito sono circondato da mostri che muoiono. E iniziamo a mettere questo. Dopodiché andiamo qui, cerchiamo di uccidere i mob, ma mi cadono tra i piedi, ai piedi da soli. Questa la buttiamo perché non ci serve.
ma soprattutto raccogliamo un po' di questi perché ci servono, perché l'abbiamo finito. Qui dici, oh oh, guardate chi c'è. Ah, c'è anche un creeper lì, eh. C'è di tutto e di più. Creeper, ragni, il coso piccolo. Guardalo. Ok, va bene, esplodete tutti, non mi interessa. L'importante è che non mi fate male, guarda il ragnetto. Via, via, vieni qua, ragnetto, dai. Su. Perfetto, buono l'occhio del ragno. Ci dovrebbe essere l'altro, dove sei? Dov'è quello piccolino? È morto? Si è suicidato, perfetto. Ok, oh, piantiamo le roselline nel nostro giardinetto privato. Dopodiché cerchiamo di sistemare questi fossati che ha creato il creeper. Con molta calma, tranquillità, cerchiamo di risolvere anche questo problema. E finalmente possiamo creare il nostro secchio. Finalmente. Soprattutto ci manca la corazza. Che dovremmo fare? E voilà, signori. Finalmente siamo bardati di tutto punto. Ce l'abbiamo fatta. Siamo completamente bardati in ferro. Soltanto che sotto è un po' sporco il gambali. Pico. Ok. Perfetto. Andiamo a crearci la nostra piccola farm per un cibo quasi infinito. Dunque, stavo pensando di crearmi la mia farm un po' lontanina da casa, perché voglio fare una farm quasi automatica. Quindi stavo pensando di trovare un piano abbastanza alto, tipo questo mi andrebbe bene, da sistemare in modo tale che cosa faccio? Attivo la leva, scorre l'acqua e raccoglie tutto e me le porta a valle, tipo lì. Mi sta bene anche 4 terrazze, non tante, in modo tale da coltivare un bel po'. Quindi direi appunto di iniziare a andare a riempire la nostra piccola farm. Quindi questo qui è largo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocchi. 7 blocchi. Andiamo a ripulirla di tutte queste cose, così raccogliamo anche dei semi. 7 blocchi. Allora, se non mi ricordo male, l'acqua è di 6 blocchi, giusto? Incominciamo intanto a creare il nostro primo tunnel sotterraneo. Perché? Perché io, quando faccio questa tipologia di farm, metto sempre sotto a dove faccio la farm un rigolo d'acqua. Praticamente qui sotto scorrerà dell'acqua. Togliamo questo, togliamo questo. Perfetto, esatto, finisce qui. Allora faremo che sarà lungo 1, 2, 3, 4 e 5. Onestamente potremmo farlo lungo anche di 6. E cosa succederà? Farà questo. Esatto. E poi andremo a chiudere così, in modo tale che sotto scorre dell'acqua
e anche ai lati scorrerà dell'acqua. Creiamo la nostra zappa, creiamo la nostra acqua infinita, e in modo tale che non facciamo tutta questa strada fino ad arrivare qui a prendere l'acqua. Saliamo, 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 saliamo e voilà. No? Ok, sì, funziona. Perfetto, questa sarà la nostra farm. Ok, ci siamo, continuiamo. Anzi, direi ciao. Prendiamoci quell'uovo, vediamo, rompiamolo. Sì, lo so, faccio tante cose in una volta perché Minecraft fa questo. Mi fa questo effetto. Allora, togliamo tutta questa roba qua che non serve, perché dobbiamo creare il nostro secondo piano da qua in poi. Iniziamo. Ok, iniziamo a zappare il nostro terreno. L'unico problema che adesso ho è semplicemente, chiudiamo questo buco perché se no ci cadiamo sotto, è che non ho... No, questo cos'è? Ah, barley, sì. No, io voglio grano, grazie. L'unico problema è che non ho la redstone, quindi non posso automatizzare la farm. Ma non è un problema. È cresciuta velocemente quella lì. Ma c'ha... c'ha... Ok, ci dà anche lo stato del growing, di quanto cresce. Perfetto, 14%. Quindi questa è la nostra farm, ma non avendo la redstone e non avendo... Esatto, i pistoni e gli slime, quindi non posso fare i pistoni appiccicosi, come si suol dire in italiano, nella traduzione italiana, non posso automatizzare la farm. Per adesso dovrò farla tutto a mano. Poi alla fine la farm finirà qui, tutto il materiale finirà qui, qui ci sarà un hopper, una cassa che prende tutto. Quindi lo diamo a mangiare a lei. Non lo mangia? Toh, mangialo. Bene, alla ricerca della redstone. Perfetto, siamo tornati qui e credo proprio che... Sì. Esploriamo. No! Ti ho sentito questa volta. Ti ho sentito. Siamo senza cibo, tra l'altro. Abbiamo poco cibo e vediamo un po'. Ah! Abbiamo le miniere. Ora, io sono un amante del tenere i dungeon sempre uguali senza distruggerli. Quindi se qui c'è dell'acqua, io terrò l'acqua qui senza toglierla. Non mi piace distruggere l'habitat, diciamo così. Ok, vediamo un po' cosa abbiamo qui, eh. Allora, in teoria qua sopra non può arrivarci nessuno. Questi li togliamo per... C'è un casino. Ho sentito dei rumori. Questo ci serve. Questo pure. Lo togliamo. Questo è il ferro. Il ferro lo raccogliamo. Ecco. Questo sembra proprio rumore di Enderman. Quello cos'è? Lidor? C'è un vento terribile da me, esatto, e ha chiuso la porta praticamente, sono saltati in aria. Ah. Ok, falso allarme, non ha fatto cadere, chiudere la porta, ma ha fatto cadere una scatola. Il vento ha fatto cadere una scatola, io sono saltato in aria. Ok, adesso vediamo un po' chi c'è qui, eh. Sento mob vicino io, eh. Non so se è stata una buona idea, ma credo che lo sia stata. Perché troviamo ferro. Che ci serve. E qui cosa c'è?
Forse torniamo indietro? C'è un po' di luce. Magari trovassi dei diamanti. In teoria dovrei anche farmi dei cartelli, perché se no mi perdo. Quindi io piazzerei il banco di lavoro, facciamo così, in questo angolo qua. Esatto. Ok, cerchiamo di non perderci, perché i cartelli sono molto 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 ottimi per non perdersi. Quindi direi di... No, cioè abbiamo bisogno dei cartelli, perché sennò ci andiamo a perdere. Ok, andiamo a recuperare un po' di legno e torniamo subito. Siamo tornati. E siamo tornati con del cibo. Incominciamo a fare un po' di cartelli che ci serviranno. 1, 2, 3. 9 cartelli per adesso ci vanno più che bene, più che bene. Perfetto, allora iniziamo a piazzare i cartelli. Di qua si va uscita. E siamo sicuri che di qua c'è l'uscita. E adesso ci inoltriamo. Questo cos'è? Alluminio che non possiamo raccogliere. Qui c'è della lava. Sapevo che si apriva questo posto. Già sento ragni dappertutto io. Mi sono muschiato. Ok. Questo cos'è? Tinor. Sapevo io che iniziavano i guai. Allora, lo sento qui io. Dove sei? Eccolo qua. Questo è quello velenoso, tra l'altro. Eh sì, quello velenoso. Perfetto. Come non detto. Mi sa che c'è un mob spawner qui, eh. Fate scrivere una cosa, per favore. Uscita. Grazie. Ok. Sappiamo che c'è un mob spawner qui, sicuro. Questo è l'iron che ci servirebbe. Ce lo raccogliamo. Oh, la redstone? No, non è redstone. Siamo alla ricerca della redstone. Ma qui si sale. Ancora non mi hanno visto, eh. Dov'è? Creeper. No, non esplodere. Ah, beh. Gli è piaciuto esplodere. Non volevo che esplodesse. Ha distrutto tutto. Questo? Tinor. Ok. Ah, eccolo qua, il piccolino, eh. Vieni, vieni. Ok. E qui c'è dell'acqua. Perfetto. Io sento ancora mob camminare. Quindi vuoi dirmi che... Ah! Questa cosa mi piace molto. Perché siamo di là e quindi di qua non ci dovrebbe essere niente, che c'è un vicolo cieco. E invece... Eh? Comincia a essere un labirinto. Ok, apriamo qua. Perfetto. Piazziamo il cartello. Ok. Sì, è ridondante perché c'è anche questo. Questo lo potremmo togliere e ci abbiamo quello. Che alimentiamo. Perfetto. Qua sopra c'è qualcos'altro.
Lì c'è della lava. Solito rumore funesto. Trovata. Abbiamo la chest, signori. Abbiamo la chest. Abemus chest. Allora, sopra non possono essere. Oh, eccolo. Che sta succedendo? Lasciatemi andare! Mi ha buttato il carrello addosso! No, io non voglio morirci, eh. Uno è morto. Chi c'è ancora? È questo qui. Questi sono quelli piccoletti. Cioè, mi ha buttato il carrello addosso. Ok. Però abbiamo il carrello. Allora, prendiamo tutto. Anche se non c'è tanta roba, però questo ce la prendiamo tutto. Questo qua cos'è? Osmium. Ok, lo lasciamo. E da qui si scende. Esatto. Ed è sempre più in basso. E lì c'è un'altra cesta, mi sembra. Questo dobbiamo farlo fuori senza farci toccare perché non abbiamo tutta la vita. Io vedo qualcosa qui. No, era la mia immaginazione, ho visto una chest. Ok, vicolo cieco. Ok. I mostri sono dappertutto e secondo me sono anche qua sopra. Sì. Molto probabilmente sono lì che ci aspettano. Illuminiamo, non si sa mai. Ho paura dei creeper. Quelli sono infidi e ti spuntano alle spalle. Prendi, prendi e scappiamo via da qui. Non abbiamo ancora trovato la redstone. Però adoro Minecraft. Per questo, perché ti dà quel senso di potresti startene tranquillamente a casa tua e vivere senza fare nulla. Tranquillamente coltivando il tuo grano ogni mattina. Svegliarti, mangiarti il panino e stare lì ad osservare il tramonto, l'alba, semplicemente a casa tua. Ma poi scatta qualcosa dentro di te che ti porta ad esplorare. Esatto, a cercare il materiale sempre più prezioso fino ad arrivare ad avere l'armatura più forte che esista. Tutte le armi incantate per poter così sconfiggere. Voi sapete chi. Ma questa è un'altra storia, perché noi non andremo, forse sì, non lo so, ancora devo decidere se andiamo dal drago oppure no. So solo che noi andremo in esplorazione nello spazio. Ebbene sì, perché questa, signori, è un'avventura che ci condurrà nello spazio. Oh là là, si scende, signori. Quello è alluminio. E qui c'è acqua. E noi la blocchiamo. Questi ce li prendiamo perché sono comodi. Vediamo un po' cosa troviamo. Un po' di redstone mi servirebbe a me. Alluminio. Eccola qui. Bingo, signori, bingo. Sembra. Non è diamante quello. Non lo vedo più. Sembra bloccato da qualche parte. Dove sei? Eccoti qua. Quanti siete? Dai che cadi. Dai. Niente, mi devo fare seguire. Dai, spara. Ok. Meno male che abbiamo lo scudo.
Ah, io questa l'ho presa però. Fuori uno. Oh, fuori due. Ah! Lì c'è la lava. Eh no, caro mio. Sulla lava al massimo ci finisci tu, ma non io. E stiamo morendo, eh. Abbiamo pochissimo di vita. E quindi ci recuperiamo subito la vita. Illuminiamo qui. Vediamo cosa c'è. Altra redstone. E finalmente vicolo cieco. Wow. È stata veramente, veramente un po' duretta questa qua, eh. Livello diamante? Cosa? No. È un errore. La redstone non si prendeva con quello di ferro? E tra l'altro noi non abbiamo il piccone di ferro. Perché ho dimenticato di farlo. Eh già. Quindi mi tocca tornare indietro. Vabbè, andiamo. Ci tocca. Ed eccoci di ritorno con il piccone di ferro. Ci raccogliamo anche questo ferro, che ci è molto utile. Andiamo a prendere anche l'altra redstone. Qua rilluminiamo il tutto perché non si sa mai. C'è qualcosa di strano qui perché c'è l'acqua. Io sento rumore di acqua, tanto rumore d'acqua. E sono tentato nello scavare. Esatto, sapevo io. E qui c'è la lava. Guarda come lava. E la chiudiamo con l'ardesite perché non ci vogliamo morire. Prendiamo un altro po' di questa schifezza che si chiama ardesite e andiamo a chiudere. Perfetto. Ora di qui dovrebbe esserci l'altra redstone. Non è che c'è un po' di diamante, no? Quello cos'è? Quello è gold. Quello ci serve. Quindi creiamoci una strada. Tra l'altro vedo... Quello cos'è? Abbiamo trovato l'oro, signori. E l'oro ci serve. È utile. Avrei preferito dei diamanti, però vabbè. Ci si accontenta, dai. Non possiamo lamentarci. Ma qui si apre un altro mondo, però. E prima di fare qualsiasi altra cosa, facciamo una cosa. La mia classica strategia... Che è questa. Ovvero segnarmi con un pilastro. Quindi incastonato nel muro. 1, 2 e 3. Questo. Cartello. Uscita. Esatto. Questa è la mia strategia per... trovarmi l'uscita. Di solito metto dei totem proprio in questo modo con la granite, che tanto è inutile, in modo tale che so che li ho creati io, so che quando ne vedo uno di quelli devo starci attento perché magari c'è il cartello con scritto uscita e sopra sempre una torcia per fare illuminare la zona. Questa è la mia strategia per trovare l'uscita. Perché dentro queste caverne ci si perde. Adesso andiamo a prendere quella cosa lì, che non so cosa sia. Sono passato un po' troppo velocemente, mi sa. Mi conviene qua fare così, eh. Vero? Mettere un po' di luce. E finiamo. Che spavento. Maledetto. Non so, non dai niente, però mi hai fatto spaventare. Mi hai fatto prendere un colpo. Oh, Madonna mia. Perso 20 anni di vita. E adesso attuiamo la seconda strategia per non cadere nella lava. Ovvero, altezza di 2 blocchi e poi creare una barriera con qualsiasi altro blocco avete. In questo caso di pietra. In modo tale che se vado qui... Chiudiamo anche questa parte qua. Non posso scavalcare e cadere.
in modo tale che sono sicuro che posso camminare liberamente. Livello diamante. Ah, ecco. Ah, ho capito. Lui ti dice il massimo livello con cui lo puoi raccogliere. Poi no, ma cos'è? Silicon. Quindi è silicio. Silicon è silicio. Ma è rarissimo. Cioè, uno ne ho trovato. Non c'è diamante lì, vero? Mi sarebbe piaciuto trovare il diamante. Facciamo così. Cerchiamo il diamante. Perché io me lo sento che qua sotto c'è del diamante. La luce è gratuita. Ferro. Che non guasta mai. C'è qualcosa. Secondo me. C'è. Qui c'è della terra. Che è una cosa stranissima. Terra sottoterra. La mangiamo. Ok. Così ricopriamo tutta la salute. Cos'è quella roba lì? Attenzione. Qui si cade. E qui pure. E questo cos'è? Tinor. Ok. Quindi qui. Tac. Questo cos'è? Ah, questo è l'osmiumore. Ah, qui si scende ancora. Quindi quella lava lì non è la fine. Esatto, avete capito. Non siamo proprio alla fine. Questo è l'alluminio. E lo raccogliamo. Sicuramente qua c'è la lava. Ok, quindi la chiudiamo subito. Abbiamo perso un alluminio, ma non è un problema. Qui raccogliamo questo. Ci converrà scendere da qui? Non lo so. Ma visto che ci siamo, perché no? Sì, lo so, potrei premere F3 e capire a che chunk sono, quanto in basso sono, dove sto arrivando, eccetera, eccetera, ma non serve, sono la bedrock. Eccola qua. Quindi non siamo tanto, tanto, tanto lontani. Ah, sorpresa! Perché non è... No, potevi essere un diamante, eh? No. Vabbè, raccogliamo questo stagno. Facciamo un po' di buchi, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. Eccolo qua. Bingo! Trovato il buon sapore del diamante svizzero. Bingo! No, stavo facendo una strozzata. Stavo picchiettando con quello. Esatto, col piccone di. Oddio, quanti ce n'è? Oddio. Aspetta, fammi controllare una cosa. Che non ci sia lava prima che me lo distrugge. 3, 4. Dalla foga ho tirato giù anche questa. 5, 6, 7 diamanti. Oh, oro. Ma siamo ricchi, signori. Siamo ricchi. Bellissimo, bellissimo. Mi è piaciuto. Grande Minecraft. Che belle soddisfazioni. Prendo anche la T-Nor, guarda. Prendo tutto proprio. Perché. Quello che ci mancava era proprio il diamante. Anche questo, proprio svuoto tutto quanto. Poi chiudo e credo che qui abbiamo finito.
Bene, mentre io chiudo tutto, direi che per oggi è tutto. La spedizione è andata a buon fine. Siamo riusciti a trovare i diamanti, adesso dobbiamo le redstone, adesso dobbiamo completare il nostro la nostra farm di cibo con i pistoni. E quindi dobbiamo andare a cercare degli slime. Per oggi è tutto, ragazzi. Come sempre, siete mitici e alla prossima. Bye bye!